Buongiorno a tutti. Che se ne tutti hanno parlato, abbiamo visto, filmato tutti i siti, YouTube, è possibile immaginabile come caricare, come scaricare, soprattutto come caricare la pellicola sulla Leica M. E anche noi proviamo a fare una volta. Ok. Caricare la pellicola, mettiamo una pellicola. Ah, che buon odore che ha. Tanto togliamo il fondello. Togliere il fondello basta girare questa chiave 180 gradi, tenendo comunque abbastanza ben stretto questa chiavetta. Tiriamo su in questa maniera. Ci ricordiamo che qui c'è il perno, qui non c'è il perno, quindi quando rimontiamo deve essere questa parte che c'è il buco, questa parte no, quindi questo va messo in questa maniera, non così. Ok, ci ricordiamo questo. Io consiglio di fare, fino a che uno non si abitua, non prende una buona manualità, tutto va fatto seduto tranquillo, cioè proprio mettere magari un carta giornale sotto, in modo che non viene segnato il top. Poi durante il viaggio comunque cercate di andare in un'ombra, un posto riparato dal vento, e cioè fate lì tranquillo. Una volta aperto il dorso, è cosa migliore, cioè prima di caricare, avere una buona abitudine di fare una soffiatina. Allora mettiamo in posa B, carichiamo, lasciamo aperto il trattore in questa maniera, così togliamo un pochettino di polvere che c'è dentro. Se avete il tempo, ovviamente. Anche qua una soffiata secca, con aria, no, cioè non sputtate, ovviamente. Ok? Una volta ero a Sahara e per cambiare la pellicola ho messo il fondello nella tasca quando ho tirato. Quindi normalmente oggi io personalmente tolgo e poi metto così, in maniera che non cada. Non fate mai cadere questo, perché è talmente preciso e che basta una piccolissima macchiatura, non va su. Ok. Una volta fatto questo, apriamo. Qui c'è un disegno, quindi teoricamente va messo così come c'è scritto, quindi pellicola, inseriamo in questa maniera. Ok, guardate che non è diritta, è storta. È normale. E poi ci ricordiamo, prima di mettere la pellicola, qui c'è piastra e qua in mezzo tendina, quindi logicamente non va mai toccato dove c'è la tendina, non va mai toccato, ma qua questa parte si può toccare. Ok, insediamo abbondantemente coda, come c'è scritto, fino in fondo. Non deve abbondare fuori, ma come c'è scritto qua, come disegno. Adesso questo qui va dentro, ok. Non è diritta, ok. Portiamo, allora ci ricordiamo che questa
è la posizione corretta dove deve stare la pellicola. Quindi questa linea, questo qui, questa guida argento, colore argento, dobbiamo vedere tutto perfettamente. E poi nella perforatura si intravede anche l'altra parte, quel colore argento. In effetti, facciamo vedere di nuovo, perché questo una volta messo togliere non è facile. Eccolo qua, qua ci sono due linee colore argento, che poi c'è sopra e che è la guida. Ok, quindi di nuovo la terza volta inseriamo, portiamo, mettiamo il dito qua dove c'è la piastra, mettiamo il dito qua, mantenendo questa altezza facciamo avanzamento. Adesso ho fatto un avanzamento completo, ora controlliamo se sta andando dritto, se dentini sta entrando correttamente nella perforatura. Ok, uno e mezzo. Uno e mezzo perché? Uno e mezzo, ora facciamo vedere con la luce. Con uno e mezzo viene completato il giro. Poi importante assicurare è che la pellicola si sta avvolgendo in modo stretto, che non sta facendo la pancia, perché se fa la pancia in questo stato vuol dire dopo aver fatto avanzamento 5, 6, 7, 8 scatti comincia a toccare all'interno. Quindi importante è che assicuriamo che si sta avvolgendo strettamente sul rocchetto e non sta facendo la pancia. Ok, a questo punto chiudiamo il dorso, chiudiamo il fondello. Qui c'è il perno, qui c'è il buco, quindi puntiamo a 45 gradi qua, tenendo la mano in questa maniera, tenendo la mano, spingendo leggermente, sensibilmente il dorso, chiudiamo, ora giriamo la chiave 180 gradi. Ora completiamo quel mezzo giro che mancava, scattiamo con un tempo tipo un ottavo. Perché ottavo? E ottavo è un tempo maledetto anche per gli imparatori, perché un ottavo fa fatica ad ottenere correttamente. Quindi sentiamo se un ottavo va bene. Questo è ottavo, perfetto. Dopodiché stringiamo. Questo è una pellicola che è strausato, quindi già stretto, normalmente 3-4 giri. Quando uno sente un po' stretto va bene, senza mai forzare. Ora scattiamo, buttiamo via altri due scatti, due. Allora mettiamo un secondo, guardando, facciamo avanzamento guardando manettino, nottolino di riavvolgimento, se gira. Ok, sentiamo un secondo. Oh, che ritardatore. Magari facciamo un quindicesimo stavolta, due scatti ho detto, buttiamo via due scatti. Ok, ora guardate contapose e indica zero, significa che il prossimo scatto è buono, va bene. Allora poi dopo aver fatto, poi uno continua a utilizzare, ci ricordiamo di ogni tanto guardare il nottolino di riavvolgimento se sta
girando, perché altrimenti a volte capita che il contapposa va a 40 e però cioè, continua a scattare, ma perché poi viene finalmente dubbio, porca miseria, forse non l'ho caricato bene. No, ogni tanto guardiamo nottolino di riavvolgimento quando mentre uno fa avanzamento, così evitiamo di scattare a vuoto. Capita a tutti, capitato a me, capitato anche a te. Ok, bene, oggi abbiamo parlato e come si carica la pellicola. Magari la prossima volta parliamo come va controllato se la macchina funziona correttamente o no. Ciao! E beh, questa è una M4 bellissima, nera, e anniversario, 50° anniversario. E dai, facciamo vedere anche questo numerino. Che macchina! Grazie! Ciao!